grazie a tutti coloro che sono stati al nostro fianco in questa stagione playoff 2020-2021. Sono le magliette emblematiche di questa chiamiamola prima promozione per i Final Four della New Basket Agropoli. Siamo qui per il prepartita di domenica, ricordo a tutti quanti voi, questa volta alle ore 16:30 si sfiderà Forio di Ischia insieme con il coach Franco Lepre e il capitano Luigi Borrelli per questo grande primo traguardo che i ragazzi hanno raggiunto. Lo abbiamo detto più volte, con grande stupore, con grande forza d'animo e volontà di raggiungere un obiettivo. Allora coach, classico, come sta lo spogliatoio? No, stiamo bene, i ragazzi sono tutti motivati e non vedono l'ora che arrivi domenica per giocarsi questa partita, quindi siamo nelle condizioni, diciamo, considerando il periodo e il caldo che fa, siamo in una buona condizione fisico-mentale sicuramente. Luigi, il presidente Angelo Farese ha voluto fortemente realizzare queste magliette per ringraziare appunto tutti coloro che vi sono stati vicini. Io aggiungerei di ringraziare soprattutto voi giovani agropolesi, e non solo, perché poi ci sono Pekic, Tarolis e gli altri ragazzi che sono venuti a dare una forte mano a voi stessi. Assolutamente sì, quest'anno la società ha allestito una squadra che sapevamo agli inizi, insomma, che gli obiettivi erano quelli di far crescere i giovani di Agropoli, di creare un bel gioco, di far divertire se non il pubblico presente qui nel palazzetto ma quello da casa. Abbiamo passato un anno, secondo me, veramente a divertirci, giocando bene, e secondo me bisogna fare i complimenti non solo al coach ma anche alla società, insomma, che ha allestito una squadra che poi effettivamente è riuscita a conquistare anche un risultato insperato. Bene, fatta questa prefazione, coach, affrontiamo subito, insomma, il discorso di domenica. Forio, secondo me la squadra più forte tra il girone A e il girone B, arriverà ad Agropoli. Come abbiamo preparato la partita? Vabbè, Forio è una squadra che è stata costruita per vincere, quindi ha giocatori che hanno militato in Serie B con buonissimi risultati, in più a Markovic e Rupuilli, due stranieri che sono realmente un fattore per questo campionato, quindi due giocatori importantissimi, soprattutto Markovic che è un 2-12 che fa tutto in mezzo al campo, tira tre punti, fa punti, rimbalzi, difesa, quindi veramente sono costruiti per vincere. Però detto questo, ci siamo pure noi sicuramente, quindi vogliamo giocarci tutte le nostre carte che abbiamo a disposizione. Ci sono delle cose che potrebbero, secondo la mia idea, la nostra idea, mettere in difficoltà, e ci stiamo lavorando. Non te le dico ovviamente perché sarei troppo di parte lato Ischia sicuramente, no, a parte gli scherzi, sono una buonissima squadra. La cosa secondo me che deve passare come concetto è che loro sono una squadra forte che gioca e lascia giocare. Quindi spero che chiunque vedrà le due partite vedrà una buona pallacanestro, che anche il loro allenatore è molto bravo, lo conosco bene da anni, ci incrociamo sui campi, è uno che gli piace far giocare bene le proprie squadre, e sono sicuro che sarà una bella sfida, e chi se la godrà vedrà una buona pallacanestro sicuramente. E io ne sono convinto che sarà una partita spettacolare soprattutto perché ci sarà una novità. Il Pala di Concilio ospiterà il 25% della capienza possibile di spettatori in presenza, e questo probabilmente, Luigi, aiuterà molto voi giocatori che con il supporto di un pubblico, insomma, sicuramente è una forza in più. Assolutamente, come potrebbe essere il famoso sesto uomo in campo, e infatti io mi auguro che ci sia un sacco di gente, cioè questo 25% venga appunto abbondantemente rispettato. E noi da parte nostra davvero, mi riallaccio al discorso che ha fatto il coach, non vediamo l'ora che arrivi domenica perché siamo carichi, e secondo me, se posso dire, hanno più che altro la pressione loro, perché loro devono vincere il campionato, e noi con la leggerezza con la quale giocheremo potremo sicuramente dargli del filo da torcere. Stiamo fremendo, insomma, non vediamo l'ora di giocare.
Ecco, chiudiamo nell'invitare, coach, tutti i nostri telespettatori non solo a vedere la partita attraverso i canali Cilento Channel e pagina Facebook, anche quella del sito internet della pagina Facebook della New Basket Agropoli, dove potete prenotare con un numero di cellulare la presenza qui, quindi per chi fosse interessato, insomma, può rivolgersi direttamente alla pagina Facebook. Dicevo, coach, invitiamo gli agropolesi, che in questo momento forse più che mai ne abbiamo bisogno per un supporto davvero morale. Sì, vabbè, penso che sia quasi inutile l'invito e la volontà che ci seguono. L'hanno fatto fino ad ora da casa, spero che lo faranno in tanti, tutti quelli che potranno, considerando le norme da rispettare, che verranno al palazzetto, che secondo me, lo dico ogni intervista che rilascio, questi ragazzi se lo meritano. Per i sacrifici fatti quest'anno, solo per i tanti tamponi che hanno dovuto subire, secondo me già questo qua deve dare atto a quello che si è fatto. Poi si è riusciti anche a vincere, quindi siamo strafelici e stracontenti di questo. Però mi auguro che verranno in tanti a seguirci. È un premio alla città di Agropoli, è un premio alla società, perché gli sforzi sono tanti, nonostante abbiamo ridotto il budget, abbiamo ridotto in modo voluto per una sorta di ripartenza il numero dei giocatori dall'esterno, quindi abbiamo investito su giocatori locali, sia giovani sia qualcuno che meno giovane, ma che comunque di Agropoli, quindi che ci sta dando una mano. E quindi sono tutti ragazzi che danno l'anima per questa maglia e per questa città, quindi mi auguro che ci seguano intanto, sia da casa, sia al palazzetto, e che possiamo renderli felici domenica sera alle 18, siamo tutti quanti contenti che abbiamo vinto la partita. Questo è il mio auspicio per domenica. Bene, allora vi aspettiamo domenica, ore 16:30 su Cilento Channel e qui al palazzetto di Concilio, per gridare tutti insieme Forza New Basket Agropoli!